Diciamo che questa è la cosa di cui più io sono soddisfatta e diciamo anche orgogliosa, perché sono stata io proprio a sostenere questo concetto delle pari opportunità. Si è spenta all'età di 94 anni la senatrice aquilana Elena Marinucci, la nota e stimata politica, storica, esponente del Partito Socialista Italiano e dei Socialisti Democratici Italiani, è stata oltre che senatrice della Repubblica, sottosegretario di Stato ed europarlamentare. Marinucci, avvocato e insegnante, è stata una vera e propria istituzione in Abruzzo che non ha mai dimenticato, nonostante i molti impegni legati ai prestigiosi incarichi di livello nazionale e internazionale. Soprattutto le battaglie che hanno segnato la sua attività, quella della difesa dei diritti delle donne, portando avanti le quote rosa. Per Massimo Carugno, già segretario regionale del PSI, Marinucci ha rivoluzionato il ruolo delle donne in politica. Maria Antonietta Cerbo, segretaria reggente della Federazione Provinciale di Teramo, ricorda le riunioni e quando si lavorava assieme. Come responsabile delle politiche femminili e di tutte le donne socialiste, nominata da Bettino Craxi, che allora era Presidente del Consiglio, e quindi ha attivato sul territorio nazionale, ma in particolare dell'Abruzzo, una serie di azioni positive. E infatti è stata la prima nel 1987 a far stampare il codice donna, norme interne e internazionali, ecco qui, e a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Nazionale per la Realizzazione della Parità tra Uomo e Donna. Vorrei aggiungere, è riuscita a imporre anche le famose quote rosa.